Allora, ci troviamo alla libreria Feltrinelli di Latina. Ringraziamo il direttore Massimo Bottoletti di averci dato l'opportunità di presentare una delle nostre autrici più importanti, non dico a livello nazionale ma addirittura a livello europeo. Due libri che hanno segnato la storia della nostra letteratura: Il cielo cade, premio Viareggio nel 1962 come opera prima, e Il diario londinese, l'ultimo libro di Lorenza Mazzetti, edito entrambi dalla Sellerio. Stasera a presentare la nostra amica ci sarà Edoardo Salerno, critico cinematografico, e il direttore dei Quaderni Radicale, Geppi Lippa. Due breve parole per presentare l'autrice. Lorenza Mazzetti, italiana, che inventò il free cinema inglese, rimasta orfana molto presto, fu cresciuta dai suoi zii nella villa di famiglia di Rignano sull'Arno, ma nell'agosto del 1944 le SS naziste uccisero la zia e due sue cugine, mentre suo zio Wilhelm Einstein, cugino dello scienziato Albert Einstein, si suicidò l'anno successivo. Negli anni 50 la Mazzetti si trasferì a Londra, dove studiò alla Slade School of Art e realizzò con la collaborazione di Lindsay Anderson il film Together, che narra le vicende di due sordomuti nel quartiere East End di Londra. Nel 59 si trasferì a Roma, dove collaborò con Cesare Zavattini nella realizzazione dei film collettivi Le Italiane all'amore e I misteri di Roma. Nel 1961 pubblicò Il cielo cade, tradotto in Germania e in Giappone, premio Viareggio del 1962, di cui è stato tratto nel 2000 il film diretto da Andrea Frazzi con Gianna Giachetti e Isabella Rossellini, e nel 1963 un altro bel libro, Con rabbia, edito da Garzanti, e nel 2014 appunto Diario londinese, sempre dalla Sellerio. Ha diretto per tanto tempo il Puppet Theatre. Ecco, io prima di lasciare la parola a Edoardo e a Geppi, volevo con Lorenza focalizzare alcuni momenti che hanno toccato, diciamo, la scelta di alcuni brani. Quello di Diario londinese, dove parla del nostro amico Guillaume Chapatin, uno scrittore parigino che fu il primo ad arrivare a Sperlunga, dove sulla terrazza del Bar Corallo, di fronte all'antro di Tiberio, Lorenza scrisse in 20 giorni il suo capolavoro, il suo indiscusso capolavoro, che è appunto Il cielo cade. Con Guillaume abbiamo fatto una chiacchierata proprio un paio di settimane fa, ospite a casa di Lorenza. Abbiamo ricordato quei momenti di Sperlunga, quegli anni, dove erano anni felici, gli anni 50, di tutt'altro verso invece è l'altro libro, il primo libro, Il cielo cade, dove c'è questa esperienza insanguinata della sua infanzia, dovuta appunto dal tragico momento storico che era appunto la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, lascio la parola a Edoardo per introdurre l'autrice e poi fare qualche domanda all'autrice. Parlo. Non ho tanto da parlare quanto da dirvi che mi sento un privilegiato che da qualche tempo accompagno Lorenza in questi incontri, soprattutto nelle scuole con i giovani, dove questi suoi racconti, questo suo modo di raccontare diventa proprio un seme che viene depositato, e attraverso questi giovani, questi ragazzi anche piccolissimi, anche delle elementari e poi più grandi, fanno crescere e diventano incontri meravigliosi. Alcuni hanno fatto quadri che rappresentano le scene da lei raccontate, altri hanno scritto musica, altri hanno fatto una canzone addirittura. Insomma, sono esperienze straordinarie. Quello che vorrei, insomma,
sottolineare del nuovo libro, che è questo diario londinese, che parla di una storia molto importante, di come nasce il cinema in quegli anni 50, quando qui c'era il neorealismo, si parlava di neorealismo. Lei ha inventato insieme a questi grandi artisti un mondo che scontrava contro il cinema costituito, il grande cinema americano, dei musical, delle cose, facendo delle cose in strada e raccontando anche lì dei ragazzi e tornando e comunicando con immagini, quindi un cinema quasi dove il sonoro quasi sparisce e dove l'immagine diventa l'anima. Certo. Io volevo un attimo cercare di segnalare due questioni che sono a mio avviso estremamente rilevanti. La prima questione è che Lori è una persona eccezionale nel raccontare le cose e per di più il suo modo di raccontare anche è ricco di humor, di grandi dimensioni proprio, di definizione del proprio proporsi, che non è strutturato secondo i meccanismi delle culture egemoni. Lori è una bambina che è tra i 3 e i 6 anni sul piano proprio dell'impianto psicologico, ma ha una maturità interiore intensissima. In realtà, quando dice io arrivo a Londra, non vuole raccontare tutto l'antefatto, che è ben riportato in quello splendido capolavoro che è Il Cielo Cade, il quale, ricordiamolo, proprio in diretta correlazione con il carattere egemonico delle culture che nel paese si sono insediate dal dopoguerra in poi e che hanno mantenuto questo carattere odioso di mix tra omologazione e assassinio di qualunque cosa contenga spirito critico o culture che possono essere potenzialmente alternative. Le alternatività in Italia sono assolutamente omogenee al processo di regime culturale partitocratico italiano, anche se la partitocrazia oramai rimane come impianto di comportamento, ma non ci sono più i partiti che in qualche modo, sia pure nella loro nefasta rappresentazione, avevano costituito una griglia entro la quale si consumava un certo processo. Perché è importante quel libro? Perché in quel primo libro, a cui fa seguito questo secondo, viene fuori una cosa che è di estremo interesse e curiosità, oltre che un libro bellissimo proprio sul piano della scrittura, sul modo con cui una bambina racconta se stessa, ma una bambina di 3 anni che commette l'infausto errore di scrivere che lei a 3 anni, in pieno regime fascista, scriveva viva il Giuli, il Duce. Quindi a 3 anni era una bambina che faceva più o meno quello che faceva Eugenio Scalfari, che faceva il mio amico Pietro Ingrao, che faceva il premio Nobel Dario Fo, che erano però fascisti a 18 anni, che poi si pentono adeguatamente. Però lei scriveva a 3 anni viva il Duce, cioè raccontava un livello di linearità, di ingenuità, di approccio che non poteva consumarsi nel contesto del fascismo e dell'antifascismo, che era proprio dell'impianto culturale con cui si definisce il prosieguo dell'azione stessa. Riceve però un qualcosa di speciale nel momento in cui conosce Zavattini e l'impianto culturale delle squadre del buon costume culturale che vivevano in Italia possono esonerare Lori dall'essere discriminata fino in fondo. Quindi Zavattini ha l'autorità morale per imporre questo capolavoro alla percezione di tutti e capire qual è la limpidezza del suo racconto e anche il modo con cui questa lievità non si estranea al dramma, alla sofferenza, ma mantiene intatto e integro il bisogno della gioia, della speranza, della propria identità di rappresentazione. È un miracolo di un fiore che nasce in un letamaio, in un contesto putrido dove soltanto gli elementi putridi devono vivere e sopravvivere a se stessi. Quel piccolo capolavoro naturalmente nasce con un'intensità che è anche un bisogno di liberazione interiore di quello che è stato una fase della sua esistenza. La Lori che troviamo nel libro che parliamo questa sera è la Lori che arriva a Londra 18enne e naturalmente ci arriva con la speranza di poter disporre di un minimo di mezzi per poter fare questa nuova esperienza, poi scopre
che il suo tutore, che aveva ben tutelato i propri figli, rappresentando perfettamente una linea di continuità del sistema partitocratico, del carattere familistico, della cultura imperante in questo paese, dei vizi privati e delle pubbliche virtù che sono il modello culturale ben preciso. Vi sconsiglierei in qualunque caso, per motivi di igiene mentale, di seguire qualunque trasmissione di approfondimento televisivo che il sistema di regime principe, lasciate perdere ancora questa idea del web, eccetera, ancora molto lontano dalla percezione della strutturalità del soggetto italiano che può cogliere questa opportunità di rappresentazione. C'è un sistema rigido, che è quello centralistico, verticistico, della TV generalista, che detta certe regole, per cui se andate in filigrana a vedere le trasmissioni di approfondimento, sia di ordine politico che culturale, che sociologico, o anche di... Va tolto la cucina, che come sapete in Italia si mangia tutti i giorni, si comincia alle 9 del mattino e si finisce la sera, e ci sono trasmissioni culinarie a ripetizione che vanno pure bene, ma sono le uniche che vengono proposte a ripetizione. Bene, sono tutte simili. Le fa la Rai, le fa Mediaset, le fa la 7, le fa Sky, sono assolutamente identiche. Gli attori sono in tutto una trentina, quarantina. Il più specializzato è Vespa, che ha 7 persone che si occupano dai cavoletti di Bruxelles ai problemi della criminologia, fino a sporare nei problemi dell'urbanistica o ai problemi che riguardano la medicina. Sono sempre loro 7. Casomai c'è qualche spostamento per cui la Parietti passa da Vespa a una delle trasmissioni di Cairo, ma queste sono, diciamo, le dinamiche entro cui si consuma il dibattito culturale nel nostro paese. Quindi noi raccogliamo che cosa, Calarò? Raccogliamo gli esiti disastrosi di un processo di deresponsabilizzazione collettiva e del fatto che il primo a essere ammazzato deve essere l'individuo consapevole, deve essere il soggetto consapevole, deve essere l'autonomia consapevole, che abbia comunque come riferimento un impianto istituzionale di garanzie, di diritto, di legalità e di rispetto. Certo, anche usare la parola legalità è complicata. Questo è un paese nel quale, se pensate ai valori, vi viene in mente Di Pietro, allora pensate all'Italia dei valori, della serie ha inguaiato pure i valori, insomma, nel senso che ha fatto fuori pure i valori. Quindi vi rendete conto che anche la semantica deve essere riadattata al sistema che noi viviamo tradizionalmente. Ma perché è importante? Lori arriva lì e perché dice, in una sola battuta ha riassunto l'intera situazione, non volevo far cinema. Lori aveva bisogno di esprimere un'intensità interiore che era tutt'altro che la banalità che qualcuno può pensare. Era una tensione, una aspirazione che non corrispondeva a un egoismo individualistico, corrispondeva invece al bisogno di raccontare la profondità degli stati d'animo che riguardano l'individuo. E ci arriva a Londra con non la sfacciataggine di chi si presenta, e poi ce la racconterà fra poco, come una persona che vuole imporre se stessa, è una persona che sperimenta, che cerca naturalmente all'interno di quelle che sono le situazioni che si possono trovare, per cui fa la cameriera, ci racconta in modo esilarante anche nel libro come è arrivata a Londra per attraverso un'occasione che è quella di andare a trasportare pacchi di patate, scorge che la prima volta che danno un pacco di patate ne resta sotterrata e schiacciata, e poi viene invitata a trasferirsi in un altro settore per cui deve separare le patate buone da quelle cattive, e dopo 30 secondi si accorgono che ha buttato fuori tutte le patate buone e lasciate le cattive, e quindi un prosieguo che viene manifestato con una ricchezza anche di particolari che sono veramente, non sono esilaranti nel senso che sono banali, sono veramente la storia di quale intensità può raggiungere un'anima limpida, pura, puntuale. Come scorge Lori l'occasione di fare del cinema? Lo scorge per occasioni, trova all'interno dell'università, dove appunto poi alloggerà, ce lo dovrà raccontare come arriva. E allora le ripasso la parola, poi pretendo di riprendere. Allora, volevo entrare a questa università, c'era Lucian Freud che insegnava, c'era Francis Bacon che insegnava, c'erano molte personalità importanti e mi sarebbe piaciuto frequentarlo. Però, dice la segretaria, ma non avevo i soldi per pagare, non avevo riempito i moduli e quindi mi presentavo il giorno prima che l'università si apriva pretendendo l'impossibile. E io ho detto, guardi, io da qua non mi muovo se non parlo con il direttore. Allora lei si è messa a gridare, ha chiamato qualcuno che l'aiutasse a mandarmi via. È venuto un uomo così con le bretelle, maniche di camicia,
che ha detto mi segua, l'ha portato dal direttore. E io l'ho seguito, lui mi ha portato in una stanza bellissima con una, tavolo così grande, mi ha detto poggi qui i suoi disegni, dice ma insomma lei perché vuole per forza parlare col direttore, cosa gli vuole dire, perché vuole venire qua in questa università, ho detto io, perché io sono un genio, ma non sapevo cos'altro dire. Quando gli ho detto questo lui mi ha guardato e ha detto se lei è un genio ha diritto a stare in questa università. E mi ha fatto firmare un foglio dove io, quel famoso foglio che non avevo riempito, non potevo riempire, eccetera, eccetera, che la segretaria mi aveva detto che cioè, da domani lei può venire all'università. Allora gli ho detto, ma scusi, ma cosa dirà il direttore che lei mi fa fare queste cose? Dice, ma sono io il direttore. Allora io ho detto, ma come mai è un direttore così in bretelle, con maniche di camicia? Dice, ma perché un direttore italiano come si presenterebbe? Allora io ho detto, beh, un direttore dell'università si presenterebbe almeno con una giacca a doppio petto. E lui dice, sì, ma un direttore italiano mica accetterebbe così su due piedi una ragazza che non ha una lira, non sa, non ha riempito il modulo e soprattutto dice di essere un genio. Dico, è vero, è vero. Volevo fargli la domanda io, continuando, se è possibile. Ah. Together va in, è candidato alla, diciamo al, a Cannes e, per rappresentare l'Inghilterra e non l'Italia, no? E tu ti vergogni di andare in macchina con il produttore, il direttore, cioè perché è rivestito, non è rivestito adeguatamente. Cioè, quale emozione hai provato, diciamo, andando a Cannes a presentare l'Inghilterra, che non era poi la tua patria? E come e la tua umiltà che poi hai mantenuto sempre del fatto del vestirsi in modo elegante, perché l'abito poi non è che fa il monaco. Comunque Lindsay Anderson ha detto non ti preoccupare, dice, perché qua ci sono una busta piena di soldi che sono i soldi che abbiamo raccolto con la vendita del manifesto, e così gli ha dato dei soldi e sono partita anche con un bel vestitino. Io vorrei un attimo far presente un aspetto che in questo secondo libro emerge in modo chiaro, non legato soltanto alla occasionalità. In realtà la vera fondatrice del free movement, cioè di questo cinema che è l'impianto culturale che, diciamo anche in termini di background, forma quello che può essere ritenuto il cinema indipendente, quello che può essere un cinema che non è arrabbiato, ma è un cinema che rappresenta altro, rappresenta umanità e soggetti che non sono nel mercato tradizionale del soggetto che deve essere rappresentato secondo le squadre del buon costume culturale. Lori in realtà produce una condizione di percezione che è visibile, lo raccontavamo qualche giorno fa e ancora ieri sera lo rivedevo in una intervista che abbiamo fatto insieme. Basterebbe soltanto pensare che viene chiamata in Inghilterra perché il suo film è l'unica rappresentazione di quello che erano gli impianti che erano sistemati nei porti londinesi, cioè quelli che sono realtà che la stessa cultura complessiva attenta è rimasta estranea. Quindi questo valore di memoria ha attraversato la volontà decisiva, non parlo solo dell'Inghilterra ma dell'Italia, di annullare la memoria. Che succede lì? Questo porto, queste realtà che tu cogli, perché hai bisogno di rappresentarle e cosa rappresentano nella tua visione dell'individuo? Effettivamente io mi sono trovata al momento in cui Londra non aveva un porto e quindi tutta il lungo Tevere, voglio dire il lungo Tamigi, era fatto di gru, tutte gru e poi tutte barche, chiatte. Barges, come si chiama? Le chiatte venivano, no?
con tutte le masserizie e venivano con le carrucole tirate su dal fiume, messe in queste case, che erano delle case che sembravano case ma erano in realtà dei magazzini, si chiamavano wharf. E così a un certo punto io ho deciso di fare un film in questa zona, anche perché al di là delle case fatte di solo porte e finestre c'erano le bombe di Hitler che avevano lasciato delle situazioni di rovine, ma però bellissime per i bambini, che potevano giocare finalmente, avevano delle zone dove non passavano macchine, erano i re di questi bambini, come i ragazzi della via Pal in un certo senso. Allora vi volevo dire questo, visto che sto parlando, voglio dire, io questo film come l'ho fatto? L'ho fatto solo per caso, perché all'università, quando sono entrata e ho visto che c'erano tante possibilità di iscriversi ai club, allora c'erano tanti club e ogni club aveva una stanzetta piccola. Allora c'era la tennis club, gli scacchi club, il swimming pool, cioè danza, il club della danza, il club della corsa, e alla fine c'era un film club. Allora io ho detto, ma io mi iscrivo al film club, perché in un certo senso avevo il fascino del cinema. E così ho spinto questa porticina e ho visto che c'era veramente, luccicava un tesoro, c'erano tutte le pizze di pellicola che brillavano, insomma, ma non vi sareste iscritti anche voi al film club? Sì o no? Sì. E io invece no, ho rubato tutto, ho portato via tutto quanto con due amici e ho deciso di fare un film. E così ho fatto questo film con questo giovane amico che era un pittore, gli ho detto, senti, io, tu sei troppo straordinario, devi fare l'attore. Dice, ah, dammi il testo. Non devi fare il testo, devi solo fare un ragazzo che non riesce a alzarsi né scendere dal letto. E lui ha detto, ma come, non devo imparare un testo? E così io ho girato un film molto strano che era ispirato a Kafka, lo scrittore Franz Kafka, La metamorfosi di Kafka. E io speravo anche di venire qua a fare vedere a tutti questo piccolo film. Ora me lo mangio tra poco. Così si sente, questi grandi artisti. Va bene. Allora, ho fatto questo film, ma non avendo i soldi, ho portato tutto al laboratorio dell'università. E ho detto, guarda, bisogna stampare questo, poi bisogna stampare il sonoro, poi bisogna unire il sonoro alla stampa. E dice, ma costa un sacco di soldi. Dico, ma tanto paga l'università. Ah, dice, paga l'università, allora lei firma a nome dell'università. Sì, sì, firmo. Mi hanno fatto firmare un po' di fogli e io ho detto, mi raccomando, molta fretta, va bene, facciamo subito. Dopo pochi, una settimana, mi hanno chiamato che il film era pronto. Io sono andata là, ho rifirmato e ho preso il film. Ero felice, avevo fatto questo film, avevo espresso me stessa. Quando ecco che il direttore dell'università mi chiama. Ma cos'è che mi aveva tradito? Io pensavo di averla fatta franca, perché nessuno mi conosceva. Di ragazze ce n'erano tante. E quindi come facevano a sapere chi ero? Non avevo dato il mio nome. E lui mi ha riconosciuto perché loro gli hanno detto che la ragazza che era andata lì parlava con l'accento francese, il remoto. E quindi come ladra non ero brava. Però come film vedevo, sono stata brava perché lui mi ha detto, lei paga?
Ho detto no, io non ho una via. Ma allora dice, noi non possiamo accettare di dover pagare questo film. Non so, che cosa ha fatto? Ho detto, ho girato un film. Sì, va bene, ma perché non paga? Dico, perché non ho una lira. Beh, dice, senta, guardi, facciamo una cosa. Lei fa vedere il film all'università. Se è bello, applaudono, noi paghiamo. Se non applaudono, lei va in prigione, va bene? Ma certo che va bene. E così ho aspettato questa giornata che è venuta. Hanno applaudito. E così la mia vita è sterzata da così a così. Così è finito. E questo signore alla fine, quando hanno applaudito, si è presentato, dice, si fermi, non se ne va. Mentre applaudivano i ragazzi, questa cosa, lui è salito su perché era un emiciclo, è venuto su e fa, c'è qui un signore che vuole parlarle. E dico, chi è? Era un bel uomo. Io già mi ero innamorata del direttore, adesso mi stavo innamorando di questo bellissimo signore che mi fa. Sono il direttore del British Film Institute. Le propongo di fare un film per noi. Se lei ha un'idea, me la porti e noi faremo fare subito un film a lei, senza andare in prigione. Benissimo, dico, ma io ce l'ho già l'idea. E allora venga, quando? Domani. Domani al tè, all'ora del tè. Sono arrivata là, all'ora del tè. E veramente lui aveva preparato un tè, dei biscottini, due tazzine, due seggioline. Dico, ma guarda, ma proprio mi ha preparato proprio il tè con i biscotti. Dice, sì, io mi sono seduta. E lui fa, ma mi ha portato il foglietto con l'idea? Io ho detto sì, 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 ho preso questo foglietto, gliel'ho passato, ma nel passarlo gli ho buttato il tè bollente sulle ginocchia. E fumavano, queste ginocchia fumavano, io dico, I'm sorry, I'm terribly sorry. E lui fa, ma non si agiti tanto, la mia gamba è di legno. Ma come di legno? Ma non è possibile, è così bello, cammina benissimo. La mia gamba è di legno. E lo sa come mai è di legno? No, ho lasciato la mia gamba per lei e per tutti gli italiani a Cassino. A questo punto io l'ho abbracciato, anche perché era bello e ero già innamorata. Da qui poi è nato il film che ho fatto in questa zona. Allora, quindi, però inseriscici anche come nasce il Free Cinema, come nasce il manifesto? Nasce il manifesto, viene perché io faccio il mio film con i miei amici, cioè quelli che avevano fatto La Metamorfosi di Kafka, cioè lo stesso operatore, lo stesso attore, soltanto aggiungo un altro attore che trovo per strada, cioè che trovo in una galleria d'arte, e non so che questo strano signore che a me mi piace come attore è niente di meno che Edoardo Paolozzi, che è uno scultore molto importante in quel momento. Lo convinco a recitare, perché gli dico, non deve imparare nulla a memoria, non deve recitare nulla, perché io faccio un film su due sordomuti. Allora, due sordomuti, ma dove? In questo posto straordinario che è l'East End di Londra e che nessuno inglese ha mai fotografato, perché loro fanno solo i film in quel momento negli studi. Allora io filmo questo film con questi due che fanno i sordomuti, ma insomma questo film si basa su momenti di grande rumore nel pub e dappertutto e poi momenti di silenzio tra loro. Non vi dico come finisce perché un giorno lo vedrete, e se vorrete.
E così, quando l'ho finito, lui dice: vogliamo farlo vedere agli altri ragazzi che hanno fatto anche loro dei film per me. E mi presenta delle persone che voi conoscerete, Tony Richardson, che è quello che ha fatto Tom Jones, quello che ha lanciato John Osborne in Guardando indietro con rabbia a teatro, e che era un giovane ancora sconosciuto. Poi c'era Lindsay Anderson, quello che ha fatto questo dopo film, questo film If, che significa se potessi, è tutto su Oxford contro. E poi Carol Rice, che ha fatto La moglie del tenente francese, insomma, molti film importanti. E loro si entusiasmano davanti al mio film e mi dicono: senti, vuoi partecipare con noi a proiettare il tuo film con i nostri, e facciamo un unico manifesto, e facciamo un manifesto contro il cinema inglese che si fa oggi, perché noi vediamo che in questo tuo film c'è lo stesso rabbia e lo stesso desiderio di solidarietà umana. E così ci mettiamo tutti insieme e facciamo questo manifesto e decidiamo di proiettarli nel cinema del British Film Institute, e scopriamo che il giorno che si presentano questo film con questo manifesto c'era un chilometro di persone che aspettavano di entrare. Eravamo un po' spaventati, ma insomma è andato benissimo. E devo dire la verità che ero molto stupita che avevano tutti poi deciso di scegliere il mio film per rappresentare Londra a Cannes, okay, dove ho incontrato Zavattini. Zavattini mi ha detto: Lorenza, stai tranquilla, il tuo film è molto bello, ma non devi sapere, non devi dire a nessuno che l'ho visto, è un segreto, ma avrai la palma est dell'avanguardia. Dice: quando vieni a Roma, telefoni. Questo incontro è stato fondamentale, perché io sono tornata a Firenze e mi sono ammalata perché in quella casa ho ritornata tutti gli incubi delle SS, mi hanno preso e non ho più potuto mangiare, non deglutivo più. E sono stata portata dall'amico di mia sorella, che era uno psichiatra, da uno psichiatra che mi ha curato facendomi capire che io, se non parlavo di quello che avevo visto, se non di loro che erano stati uccisi dall'SS, mi sarei ammalata completamente. E quindi mi ha detto: vai e scrivi quello che hai visto, racconta al mondo quello che hai visto. E così ho incontrato Guillaume, l'amico suo, che stava a Sperlonga, mi ha detto: vieni a Sperlonga a scrivere il tuo libro. Sono andata là e dice: io scrivo qua, tu scrivi lì. Ci siamo messi su due tavolini al bar Corallo e dopo molte ore, a mezzogiorno, lui è venuto e ha detto: che hai scritto? Io non avevo scritto niente, non riuscivo a scrivere una cosa seria da adulta, ma avevo scritto una frase che avevo stracciato e buttato nel cestino. Lui ha fatto: ma come mai non ho scritto niente? Io non ho scritto niente. Dice: ma cos'è questo foglietto? L'ha aperto e c'era scritto. Io non so se posso amare mio zio più del Duce, però io amo il Duce meno di Dio, ma più, meno di Gesù, però più della patria. E la patria non so, non mi ricordo bene cosa, ma sempre meno del mio orso giallo. Insomma, era
un stabilire queste cose, però già c'era già in realtà in luce tutto il libro che avrei scritto, perché lui ha detto: ma sei stupida, perché hai buttato questa pagina, è bellissima. E io ho detto: ma non è serio scrivere su una tragedia come quella queste frasi così da bambina. Dice: ma è proprio quello che devi scrivere, scrivi tutto il libro così, con gli occhi e la voce di quando eri piccola. E così ho scritto questo libro, che è stato Il cielo cade, che lo troverete lì. Ecco, ho fatto questa fatica per voi, perché siete molto carini, siete stati molto gentili a venire. Vi ringrazio molto e mi scuso anche. No, sei stata sempre in favore. Allora, come vedete, il racconto di oggi è sempre ricco di grandi potenzialità, e vi assicuro che pure nelle more della stanchezza avete avuto modo di gustare alcuni passaggi che sono fondamentali, perché Dori è una persona libera che produce visioni insolite, io me le ho anche annotate, che sono anche audaci. Certo, vi fa capire anche che senza quell'incontro con Sabattini, il fatto che una bambina di 3 anni in pieno regime fascista potesse avere questa gradualità, questa gradazione di interessi, significa di fatto che cosa? Significa che aveva una purezza e una limpidezza, e che proprio attraverso quel percorso risolve anche il dramma vissuto, di cui non staremo più a parlare. Io voglio però ribadire in conclusione che proprio attraverso questo percorso, attraverso questa forza di intuizione, Lori crea la piattaforma del free cinema, che è una capacità di dare visibilità a quello che, mentre venivamo in macchina, mi sono promesso di richiamare, cioè quelle delle minoranze, in questo caso delle soggettività intense ma estranee, per cui nel momento in cui definisce i due sordomuti, oppure coglie i bambini che stanno lì sistemati, esce fuori dagli studios che hanno una rappresentazione strutturale che sembra completa, in realtà apre il cinema a una dimensione, che è una dimensione che in qualche misura poi con Ken Loach eccetera incomincia a dare un'aderenza a quello che sono gli aspetti della grande forza del cinema, che quando perde quota la perde proprio perché ritorna in degli schemi che sono assolutamente vivi. Quindi, cara Lori, se tu... Diciamo, tutti gli editori hanno ripetuto... Ecco, questa cosa qui sarebbe interessante. Cioè, vorrei che proprio Lori lo mettesse in evidenza, perché quella fase, senza il contributo poi di Sabattini, è la fase in cui c'è una discriminazione che è il prodotto del modello culturale, delle squadre, del buon costume culturale che erano nei corpi redazionali, non solo dei giornali, ma delle case editrici. E se lei mandava il libro? Tutti. Io ho mandato questo libro già... testo a tutti gli editori, poi stanca l'ho mandato a Sabattini, e lui, ricordandosi di me, legge il libro e mi dice: ma è un piccolo capolavoro. Dico: ma guarda che dice, mi hanno tutti risposto che non interessa la loro casa editrice. Ma chi? L'ho mandato a Bompiani, l'ho mandato a Rizzoli, a Mondadori, a tutti. Dice: sì, ma anche a Garzanti? No. Ah, perché lì c'è Attilio Bertolucci, che è un grande poeta, e chissà che lui non capisca che è un capolavoro. Adesso glielo do. Dice: vabbè, lo dà a Attilio Bertolucci, che dice: ma certo, è un capolavoro, lo manda al premio Viareggio. Ma per dirvi che se non era per Sabattini, e io... questo libro rimaneva nel cestino, e così il fatto che voi siete qui, siete così pochi, ma siete almeno degli amici interessati a qualche cosa, no? mi ha fatto piacere che voi siete qui, anche te soprattutto, che sei ricordato di me. Ma volevo dirvi, ormai io sono abituata ad avere queste situazioni, tanto che oggi come oggi, per esempio, Gnoli mi ha dato 2 pagine su Repubblica, ma non c'è una recensione
di questo mio libro, Diario Rondinese, non c'è una recensione, nessuno ha il coraggio, io penso, di prendere questo libro e dire che è bello, perché e siccome è così originale non vorrebbero sbagliarsi, forse non è proprio nello stile di come scrivono le signore italiane, le scrittrici italiane che sfornano tanti libri. Questo è un libricino. Non sono capolavori, però. No, è un piccolo libro di poche pagine con delle. Allora volevo dirti, per fortuna che oltre ad Attilio Bertolucci, che ormai è morto, no, io ho portato il mio libro al figlio, a Bernardo. E Bernardo che ha fatto? Mi ha risposto come avrebbe risposto tuo padre. Dice, me ne occupo io, mi ha detto. Pago io la traduzione in inglese e la faccio tradurre in inglese e in America. Quindi quando sarà tradotto adesso, grazie a Bernardo, forse tornerò qui con un po' di persone. Ma no, le persone ci sono. Sentite un po' queste parole espresse da... Espresse da Zavattini quando legge il libro di Loro, il primo libro, di cui il secondo è un quasi naturale, uno spaccato aggiuntivo di grande importanza. Zavattini dice: sono tante leggere le parole di Rory Mazzetti, è trasparente il suo stile. I personaggi lei li segue come una farfalla o come un malizioso calabrone. Se il malizioso calabrone è proprio nello stile anche di Loro. E Federico Fellini. Poche volte mi sono divertito così golosamente come leggendo Il cielo cade. La stessa gioia di quando si leggeva Il giardino di Gian Burrasca. È una prospettiva così nuova, finalmente, per raccontare storie del fascismo e della guerra. Lori costruiva la cultura dell'antifascismo fuori il fascismo dell'antifascismo che è stato costruito in Italia negli anni post-guerra. Salutiamo, vi ringrazio ancora di essere venuti a me. Volevo ringraziare, volevo scusarmi, purtroppo non è stata colpa, articoli sono stati fatti, sono stati invitati, quindi in riferimento a quello che diceva prima Geppi, sicuramente non c'è una maturità dove molte di queste persone vengono più influenzate dai Masterchef, la colpa che non... di quelli che non hanno recensito il libro. Due pagine di Lori ha talmente ragione che io vi racconto, ho fatto, ma scusate questa piccola digressione di tipo individuale, ho fatto un libro per Rubettino, sono stato chiamato da quella camuffata trasmissione delle 3 di notte del Margiullo per fare la trasmissione, poi mi hanno detto no, ma tu hai fatto politica, così purtroppo ho fatto più che politica, mi occupavo di diritti umani e non a caso siamo stati espulsi poi dal mercato politico, e poi riduce la trasmissione a 2 minuti, poi mi dice no, non si può passare, passa soltanto la tua faccia e il libro, la copertina del libro. Gli ho detto guarda, se solo la fai passare vengo lì ti picchio. Questo per darvi l'idea della secchezza, della scheletricità morale e intellettuale del nostro sistema informativo. Oramai siamo di fronte a delle situazioni che possono soltanto costruire nei pozzi avvelenati, intorno ai pozzi avvelenati, i pozzi della limpidezza e della verità, che sono l'unico, non rifugio provvisorio, saranno i luoghi da cui potrà rinascere qualcosa, perché tutto il resto sarà completamente travolto dal grande imbecille collettivo che questi sciagurati ci hanno consegnato. Grazie Lori, sei veramente un personaggio enorme.